Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla puntata, abbiamo ospite Cilio. La prima domanda a questo punto, prima cosa, se dovessi descrivere Cilio usando un testo di una tua canzone, come lo descriveresti? Ma soprattutto perché Cilio? Cilio è molto semplice, cioè, non vorrei proprio essere troppo banale, ma Cilio è il mio cognome, quindi è il mio cognome d'arte fondamentalmente. E se dovessi descrivermi con una canzone, bah, diciamo che è forse il primo brano che ho pubblicato, quindi Vieni con me, nel senso che la musica che pubblico, la musica che faccio, i testi che scrivo, vogliono essere il più inclusivi possibile. Che vogliono arrivare un po' a tutti, essere semplici, però nella loro semplicità. Parlare di quelle cose che magari ci succedono comunque ogni giorno, in cui ognuno di noi ci si può riconoscere. È un po' questo, no? Quindi Vieni con me è la cosa più semplice che si può dire, l'invito più banale, però anche un po' il più difficile, no? Soprattutto magari in questi momenti, in questo momento storico in cui viviamo, in cui tutti, diciamo, siamo un po' chiusi in noi stessi, nelle nostre camere, come io lo sono infatti adesso. Però appunto dire Vieni con me è una cosa che sembra banale ad oggi, però non più così tanto, quindi penso che sia questa la cosa che mi descrive di più. Parlando dell'ultimo lavoro, l'ultimo singolo che è appena uscito, che sta uscita, come nasce questo brano? Da cosa è tratto ispirazione? Allora, questo brano in realtà è un brano che si intitola appunto Scappa via. Scappa via racconta fondamentalmente di una serata in cui probabilmente hai anche bevuto qualcosina di più rispetto al normale e noti una bella ragazza, un bel ragazzo al banco del bar dove stai continuando, insomma, la tua serata e vorresti approcciare, però non hai il coraggio di farlo veramente e anzi speri che sia lei a fare il primo passo, ma il primo passo non verso di te, ma in realtà lontano da te ed è per questo scappa via, perché c'è questo dialogo con se stessi in cui questo ipotetico ragazzo, questa ipotetica ragazza. Diciamo, spera che l'altro scappi via e non si avvicini perché ha paura di una delusione. Questo singolo è precursore di un EP, perché abbiamo notato che nell'arco di pochi mesi comunque vada sono usciti altri brani. Chiaramente questo è l'ultimo brano che è uscito, ma qualche mese fa già era uscito un altro singolo che poi si andranno probabilmente a racchiudere in questo EP. Sì, esatto. Praticamente adesso questo progetto è nato un anno fa, ho cominciato a pubblicare il primo brano che appunto Vieni con me a ottobre dell'anno scorso, in ottobre 2021, e adesso è uscito l'ultimo e chiuderò questi quattro brani che sono usciti in un EP che uscirà sì, la prossima settimana, che si chiama 2022. Che va a chiudere un po' un cerchio, no? Ho voluto chiudere questo periodo con un qualcosa che rimanesse, no? Che raccontasse, anche sono brani tutti diversi, sono quattro brani, quindi la loro, diciamo, scaletta anche fa sì che si parta molto adagio per andare a far salire un po' i BPM nelle due centrali e poi tornare diciamo nella collina alla fine, un po' una scalata come se fosse una scalata in bicicletta, un allenamento di spinning che ti porta nella fase centrale ad aumentare il battito per poi andare
a recuperare un po' i battiti del cuore verso la fine, ecco, più o meno è una scalata e una discesa in quattro brani. E la domanda è sicuramente banale, è quella: nascono prima le parole, nascono prima la musica, oppure nascono insieme? Ma nascono, io scrivo fondamentalmente, mi piace scrivere. Poi ci sono dei momenti in cui mi metto nella mia camera o nel mio studio a suonare la chitarra e magari esce qualche cosa che mi ispira la parola, però fondamentalmente tutto nasce da un testo, sì, tutto nasce da un testo o da una melodia che mi suona in testa che poi diventa comunque un testo. Quindi l'80%, 90%, se vogliamo sparare dei numeri, delle percentuali, delle volte nasce tutto dal testo, sì. E suonare al vivo, tu hai suonato, suoni al vivo, e l'emozione che si prova a suonare al vivo, poi ti abbiamo visto che sul palco sei molto energico, ci metti tanta energia. Qual è la sensazione che provi quando in cui c'hai davanti un pubblico che inizialmente è in silenzio, ma poi si emoziona, canta, balla, salta? Qual è la tua energia? Che loro ti rimandano quell'energia, qual è la tua sensazione che provi? Ecco, quello è il senso, no? Di quello che si fa. Lo dico sempre quando abbiamo, diciamo, l'occasione di essere, parlo in plurale perché io mi accompagno con una band comunque di quattro elementi. Quindi sì, io scrivo tutto, arrangiamo insieme ad altri ragazzi. Il progetto porta il mio nome, c'è la mia faccia, però fondamentalmente dietro ci sono tante persone che pensano alla parte visiva del progetto e pensano poi alla parte musicale e a me. Scena. Quindi quando suoniamo, quando abbiamo l'opportunità di suonare, il senso di tutto quello che facciamo è fondamentalmente questo, cioè avere la fortuna di scrivere delle cose e proporle a qualcuno, perché poi è sempre più difficile, diciamo, per la musica emergente riuscire a suonare. E non è detto poi che se una canzone è originale sia una canzone bella, sia una canzone che funziona, sia una canzone, cioè, ci sono anche delle canzoni che possono essere oggettivamente brutte o valutate oggettivamente brutte, però quando poi ci sono degli eventi, degli organizzatori di eventi, delle feste, dei locali che selezionano per gli altri dei cantanti, delle band, dei cantautori, eccetera. Allora il pubblico che arriva lì non sa cosa aspettarsi e il bello è proprio al secondo giro della prima strofa vedere comunque la gente che comincia a battere il piede, a muovere la testa, che si affeziona, comincia a affezionarsi un po' a te e lì vedi che gli stai trasmettendo qualcosa, che è qualcosa che è invisibile, però in quei momenti lì lo vedi benissimo e ti ritorna tutto, ti ritorna sotto forma di energia e io infatti finisco sempre molto sudato e molto e perdo un sacco di liquidi durante i miei concerti e anche lì è come un allenamento di spinning uguale. I battiti vanno su. Prendendo poi a palco la gente che incontri, ti fanno domande, oppure solo complimenti, oppure dai delle risposte che in realtà neanche loro forse pensavano di farti una domanda, ma le rese comunque felici. E soprattutto, quali sono più difficili, quelle dei bambini o quelle degli adulti? Allora, beh, i bambini, devo dire che quando ci sono, si divertono e sono quelli più partecipi perché hanno, come dire, hanno
anzi, non hanno in meno dei limiti e dei blocchi mentali che gli adulti hanno. Quindi, se sentono un brano e gli viene voglia di ballarlo, lo ballano. Se ne fregano di tutto quello che ci sta intorno, e mentre l'adulto è un po' più duro, no? È un po' più restio a lasciarsi andare, un po' più attento al giudizio degli altri, insomma, che stanno intorno. Però fondamentalmente quello che ci chiedono, ecco, no, bambini non hanno mai chiesto niente se non hanno partecipato attivamente a come corpo di danza. Gli adulti ma chiedono chi sei, da quanto tempo lo fate. Devo dire che la cosa che mi fa molto piacere è che si meravigliano quando gli diciamo che abbiamo cominciato fondamentalmente a suonare live ad aprile di quest'anno. Abbiamo raggiunto un livello di affiattamento con i ragazzi che mi accompagnano e comunque un livello anche tecnico notevole e non sembra che suoniamo insieme da qualche mese, ma da anni. E quindi ecco, quello che mi dà più soddisfazione è questo. Poi le domande che mi fanno non sono mai difficili, nel senso che se uno si avvicina e si interessa fa sempre un sacco di piacere. Allora, c'è qualche artista a cui artisticamente ti ha fatto crescere nel tempo ascoltandolo e comunque, oppure hai tratto anche un po' ispirazione? Sì, allora beh, a me come livello di paroliere proprio mi piace tanto Daniele Silvestri, no? Io sono cresciuto insomma, da ragazzo, ascoltavo molto il rap, ascoltavo Neffa, poi quando sono usciti i primi Articolo 31, tutto il filone rap italiano anni 90, i Messaggeri della Topa, anche Piotta, ad esempio, il primo Jovanotti, oppure Caparezza dopo, eccetera. Quindi questi sicuramente a livello di come dire, di attitudine sono quelli che sento più vicini a me. Quello che mi piace è mantenere cioè cercare di mantenere quel livello di cantautorato, quel livello di testo, portando delle sonorità attuali, ecco, quindi cercando di mischiare un po' anche una base strumentale che a me piace e che mi piace inserire nei brani con delle sonorità più moderne, in modo che sia un pezzo che rende omaggio, diciamo, a un certo filone, però suonato nel 2022. Tu hai detto che suoni anche la chitarra. C'è qualche chitarrista che comunque vada ti piace e che ammiri comunque? Ma cioè la chitarra, sì, io non sono così informato sui famosi chitarri, se non i più famosi, perciò no, nel senso che io la chitarra l'ho sempre vista comunque accompagnata da un testo, non sono un purista della chitarra, anzi direi che se diciamo al ragazzo che è Luca Moreale che suona la chitarra, secondo me si arrabbia, secondo lui non chitarra, anche se la suono, nel senso che sono un suonatore da fuoco in spiaggia, ecco, diciamo così. E quindi no, l'ho sempre vista accompagnata, quindi cioè, ho la memoria, il ricordo, come dire, la fotografia del cantautore con la chitarra, però non erano i greggi chitarristi. Hai citato comunque Daniele Silvestri, comunque la sua chitarra acustica se la porta regolarmente dietro, e anche perché Certo. lui aveva come chitarrista Alex Britti e come bassista aveva Max Gazzè, quindi abbiamo fatto un po' un circolo intorno. A questo punto progetti, allora ricordiamo che la prossima settimana
tra poche ore, diciamo che uscirà questo EP. In quale formato uscirà? Soltanto in formato digitale oppure anche versione fisica? Allora, no, uscirà solo in formato digitale, diciamo che per una scelta mia, diciamo di consumi, non ho stampato nulla, lo distribuisco solamente nel formato digitale. E i progetti futuri sono, sì, l'EP appunto, però l'EP appunto uscirà la settimana prossima, ma c'è già, sì, in cantiere dell'altro. Abbiamo cominciato, anzi quasi finito, insomma, a lavorare su altri brani che inizierò, insomma, a pubblicare da gennaio dell'anno prossimo, insomma, fa strano dire l'anno prossimo perché parliamo di tra un mese e mezzo, quindi ho altri brani, altri 7 brani già pronti. È un periodo abbastanza prolifico per me, questo devo dire, nel senso che mi viene abbastanza facile produrre, abbastanza facile scrivere, e spero, insomma, che corrisponda con, cioè, a me le cose che escono piacciono molto, e anche nei concerti questo riusciamo a trasmetterlo. A distanza è sempre più difficile riuscire a farlo. Sicuramente manca una componente umana che è importante, perché succede, no, che magari anche magari il tuo artista preferito, oppure un gruppo che ti piace o che hai sempre stimato, senti il disco e non noti o non senti determinate cose che poi di cui ti accorgi nei live, anche certe sfumature magari a livello proprio di interpretazione che ci sono di una canzone, oppure proprio di intesa della band, eccetera, che ti fanno apprezzare di più la canzone. A me è successo spesso di ascoltare una canzone di qualcuno, poi andare a sentirmi il concerto e voler risentire quella canzone che poi magari non ho più mollato per mesi, no? Quegli ascolti compulsivi che hai ogni tanto su alcuni brani. Adesso sto divagando, però solo per dire che sì, ci sono dei progetti. Settimana prossima uscirà il mio EP, primo EP, in tutti i digital store possibili e immaginabili. Comunque, insomma, su tutti i miei profili, Facebook, Instagram, Spotify, piuttosto che anche SoundCloud, che è uno strumento molto utile per andare a scoprire della musica. Ci saranno tutte le release che arriveranno mese dopo mese, poi ci saranno dei contenuti video e tante altre cose. E spero di suonare molto. Stasera abbiamo un concerto nella mia zona, qua in Friuli, e poi quest'inverno abbiamo un po' alcune cose in programma nei primi mesi dell'anno, un po' in giro per il nord Italia. Poi potete trovarmi su Facebook alla pagina Cilio, quindi è Cirio con la L, come sempre, o se no su Instagram, Cilio underscore music. E grazie dell'invito, è sempre bello e importante per noi raccontare, perché è sempre più difficile. Noi siamo considerati artisti emergenti, emergere non è facile, emergere è anche un merito, e fa sempre piacere essere invitati a parlare di quello che si fa. Quindi grazie a tutti, grazie dell'invito, saluto tutti i telespettatori, sono telespettatori quelli che si vedono, ok, saluto tutti i telespettatori e speriamo di vederci in giro il più presto possibile. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.